Degli ostacoli c'erano, soprattutto nell'organizzazione del lavoro, come dicevamo prima con Helen. Gli Stati Uniti sono un paese dove l'industria cinematografica ha delle regole sindacali ferree che noi non conosciamo. Alcune sono sensate, che tutelano i lavoratori, alcune sono secondo me folli. La Cioè, doppia truffa. per esempio, avevamo dei ghost, dei fantasmi, si chiamano così, ma che stanno sempre a mangiare, al craft Vivono service. Perché per ogni membro italiano della troupe c'era un membro americano che non poteva fare niente. Se io per caso gli dicevo, senti, abbiamo messo tre macchine, ah, che ne so, avevamo messo tre macchine a un certo punto perché stava andando via la luce e volevamo girare, come a volte ci capita. E io mi ero messo in macchina come si fa in Italia e mi si è avvicinato uno dei membri della troupe, uno dei brigati, e ha detto: "You can't do that. This is not allowed." Come non gli era permesso di rivolgere la parola a un extra e dirgli a una sì, comparsa. a una comparsa, cioè una comparsa che faceva il gesto molto fasullo. Io sono andato distinto, come faccio sempre, da quella comparsa a dirgli: "Guarda, fai una cosa, guarda in quella direzione e dice 'Hi, Hanko'." Cioè, non gli davo una battuta, gli stavo dicendo, cercavo di migliorare. Ho visto facce preoccupate intorno a me, ho visto questo extra che diceva: "I got a line, I got a line, I'm not afraid." Cioè, ho avuto una battuta. Una battuta, E quindi non sono più extra, sono performer, quindi la sua paga cambiava. E l'aiuto regista mi guardava mettendomi le mani nei capelli, diceva: "Devi dirle a me queste cose, ci penso io." Cioè, quindi ho dovuto, l'impatto, diciamo, più complicato è stato con questo. Gli orari di lavoro assurdi, diciamo, noi siamo più elastici. Guardiamo il meteo, diciamo c'è il sole, vogliamo girare quel tramonto a quell'ora, facciamo, no, non puoi farlo perché devono essere 11 ore più 8, ma regole che noi non conosciamo neanche. Quindi questo è stato l'impatto più complicato. Il rapporto con due icone, perché due star amatissime, certo, io ero molto emozionato, al primo incontro con entrambi, ecco. Con Ellen, dopo 5 minuti, avevamo una relazione amicale, così come possa avercela con la Golini, insomma, con un'attrice italiana, la Bugni. Non era, anzi, forse anche più facile. Con Donald non è stato sempre così facile, proprio perché era per me la prima volta che mi rivolgevo non a una persona, ma a un personaggio. Questa cosa di lui che voleva essere avvestito come il personaggio, che i costumi dovevano fornirgli materiale di scena, aveva anche solo una bischierata. La donna aveva 83 anni, adesso non so quanti ne ha, anche se ben portati. Insomma, c'era alla guida di un camper con i freni rotti, c'era veramente un 84enne e tutta la troupe sopra, perché lui si rifiutava di farsi riggare, cioè di farsi mettere, diceva: "No, guido io." E se per caso, quando arrivavamo a un punto, il camper doveva essere riportato indietro, allo stesso punto di partenza per rifare la scena, se eravamo fuori, e lo faceva un autista, lui si incazzava, no? Perché lui diceva: "This is my camera, oh my god, what the fuck are you doing, it's my camera!" Cioè era il camper di Joe, si comportava come Joe. Questa in effetti era un pochino più complicato avere a che fare con una persona così, con un tipo di attore così, che mi telefonava alle 3:30 di notte dicendo: "Oh my god, Joe, it's sad, it's very sad." Cioè, diceva che John è molto triste. "Ah, oh, I'm sorry, why are you sad?" "Oh, I think you can do it tomorrow, but John can't do that scene tomorrow." "Non può fare questa scena, John, domani." Sì, sempre Sempre John. E dicevo: "Perché sei tanto..." Ora, questo, diciamo, ostacolo, non so come chiamarla, questa complicazione, era poi ampiamente ripagata dalla visione dei Dailes del girato e dal momento della ripresa, perché in effetti bisogna,
metodo o non metodo, in quel momento era estremamente convincente quando la, davanti alla macchina della presa. Quindi ecco, difficoltà sul metodo, su questa cosa dello schedule e delle riprese, cioè dell'organizzazione del lavoro, l'impatto è stato così, cioè io me la sono cavata perché siamo stati dei pazzi, perché abbiamo infranto le regole, perché scappavamo, perché gli attori stavano dalla nostra parte. Però onestamente io non credo che tornerei volentieri a girare negli Stati Uniti con queste regole, per come non concepisco io il cinema, per il cinema che faccio io, diciamo, magari per altri, non è un territorio dove si gira agevolmente, per cui magari se mi capita di nuovo un altro film ambientato in America, magari mi chiedo di girarlo, che ne so, in Irlanda.